Sono il colonnello Ciro Trentin, comandante provinciale dei Carabinieri di Como. Oggi i Carabinieri di Cantù, nel quadro di una più ampia operazione svolta congiuntamente ai colleghi di Monza, hanno dato esecuzione a 9 ordinanze di custodia cautelare emesse dalla DDA di Milano per i reati di associazione mafiosa, estorsione e traffico di stupefacenti. Le indagini sono lo sviluppo di una precedente attività investigativa che aveva interessato l''ndrangheta nella gestione di alcuni locali pubblici nella centrale piazza Garibaldi di Cantù ed hanno consentito di scoprire ulteriori infiltrazioni nel tessuto produttivo della Brianza. Il sodalizio curava il servizio di sicurezza in alcuni locali notturni fornendo buttafuori, ciò gli consentiva anche di acquisire visibilità sul territorio che si traduce in un potere intimidatorio. Provvedeva inoltre al recupero di crediti a favore di alcuni imprenditori locali. Gli arresti di oggi confermano la capacità delle cosche di filtrarsi nel sistema produttivo locale, talvolta con la complicità degli imprenditori del luogo.